nello stesso modo dice chi ha accesso al diritto, per esempio questo qui è la descrizione del servizio, la finalità, i destinatari, la tipologia di prestazioni e la compartecipazione, sono tutti fatti in questo modo, in modo tale che almeno a seconda del servizio lo sa che è rivolto, le finalità del servizio, i destinatari e anche la compartecipazione. Però diciamo è rimasto uguale, è stato cambiato qualche cosina nel periodo di Covid, sono state modificate alcune cose per, diciamo, per riuscire a essere flessibili e aiutare il più possibile nel periodo del Covid. Adesso, diciamo, fatti gli aggiustamenti dell'anno scorso, quest'anno è stato semplicemente aggiornato per quei due paragrafi che sono stati fatti. Io avrei una domanda, proprio fare discussione di questo testo, direi verso la parte di qualche assessore, servizi sociali, il problema di non aver accompagnato. Penso un attimo all'assessore del Comune di Crema, che si era mettendo. È stato inserito, io ho avuto peso di leggerlo nello specifico, qualche talento che va a tutelare il Comune e poi quello che vediamo che in borsa per l'accompagnamento. Allora, a livello di regolamento no, però adesso ci sarà da trovare che arriva il discorso delle tariffe. Adesso magari questo qui passerà in giunta, magari verifichiamo se delle modifiche che sono state portate rispetto all'anno scorso è stato inserito qualche cosa. Comunque quello che riguardava l'accompagnamento dei minori. Sì, a livello mediatico quello che era emerso era proprio quello. Quello peso andava espressamente nel testo, però qualche assessore di riferimento avevo sollevato, adesso sollevato il problema, poi male, come regolamento no, vediamo se magari c'è qualcosa di specifico dentro che magari è stato qualche cosa che poi è quello che perché diciamo come come regolamento nel trasporto dei minori entra dentro nel servizio di trasporto sociale che c'è, diciamo, una parte, però quella non è cambiata nel senso. Allora, il paragrafo non è stato modificato, però dice il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione e riabilitazione. E poi ci sono delle altre informazioni, dice sono destinatari dei servizi minori disabili, in prima battuta, persone disabili, poi pazienti oncologici, persone non autosufficienti. Si farà le tariffe, andremo a fare l'anno, verificheremo. Sì, adesso ti dico, adesso passano però diciamo che la parte qui di regolamento non è cambiata questa, perché dice accedono prioritariamente al servizio i minori disabili, con ridotta mobilità per lo assolvimento dell'obbligo scolastico, che era quella cosa di prima che abbiamo ricevuto dei soldi per accompagnare, in realtà non abbiamo avuto casi, però magari prima così hanno avuto una sua problema perché erano molti più casi. Passare alla votazione. Quindi votiamo punto 6 dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento dei servizi sociali dell'ambito territoriale sociale di Crema per l'anno 2023. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche in questo caso di immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre all'unanimità. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, costituzione della proprietà energetica rinnovabile certa dei limiti conseguenti. Il presidente dell'azienda
di promuovere la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, che evidentemente Maiano non intende aderire, è a questo punto una manifestazione di interesse alla costituzione di questa comunità energetica rinnovabile, che poi sarà costituita nel concreto con la segnalazione e con la visione di aziende, privati, di consumatori e di produttori di energia. La comunità energetica rinnovabile è regolamentata da una legge, non è ancora stata recepita, di trovo la legge regionale, è un percorso itinere e fondamentalmente è un, come dire, è una forma, è una nuova forma di promozione per la produzione di energia elettrica rinnovabile. In buona sostanza, per farla breve, ci si è reso conto che la forma di incentivazione per la produzione di energie rinnovabili individuale non funziona più, perché per tutta una serie di ragioni risulta essere troppo onerosa. Per cui si intendono costituire queste comunità all'interno delle quali ci sono utenti o produttori che mettono a disposizione quota parte dell'energia ad altri utenti consumatori che appunto la consumano a dei prezzi calmierati, perché vengono in qualche misura ridotti gli oneri di trasporto e tutta una serie di altri oneri, con vantaggi condivisi all'interno della comunità. Si accede attraverso la comunità energetica, si ha l'opportunità di accedere a forme di incentivazioni anche per recuperare il costo per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, oppure per delle forme incentivanti condivise che possano in qualche misura favorire degli ulteriori investimenti, sempre condivisi all'interno e regolamentati all'interno della comunità energetica. Senza ombra di dubbio noi abbiamo aderito a questa iniziativa. Ci siamo fatti promotori di diffonderla alle aziende e in seconda battuta poi la faremo con tutti i cittadini, alle aziende, perché sono potenzialmente i migliori produttori, avendo magari capannoni con tetti capienti in grado di ospitare impianti significativi. Non più tardi di questa sera ho ricevuto una segnalazione di interesse da parte di un imprenditore maianese con un capannone significativo nel nostro territorio per una capacità produttiva di 486 kW, quindi sembra commettere bene, insomma, la cosa. Speriamo che ci sia appunto l'interesse, trovi concretezza negli atti amministrativi, ci siano formalmente delle adesioni numerose, insomma, ok? Questo è un po' il senso, eviterei di leggere la presentazione formale. In buona sostanza questo è il tema, l'oggetto della nostra, del punto all'ordine del giorno. Se ci sono chiarimenti, prego. I vantaggi sono solo per quelli ex nuovi o per quelli che già ce l'hanno, potrebbero avere in realtà qualcosa tipo della batteria? Sono per impianti nuovi. Sono per impianti nuovi oppure per impianti già installati fino al 2020, esatto, però in quota parte possono accedere alla comunità energetica evidentemente fino ad una percentuale non superiore al 30% della potenza produttiva. È chiaro che gli incentivi sono riservati a coloro che partecipano alla comunità, quindi i cittadini oppure le aziende possono accedere alla convenzione, diventare parte della comunità e poi ricevere, non c'è nessun tipo di obbligo, è un'entrata e uscita molto anche veloce, però i vantaggi sono a vantaggio soltanto di chi partecipa all'indipendenza, ok? Forse perché l'obiettivo è quello di stimolare, di favorire un'ulteriore accelerazione dell'installazione di pannelli fotovoltaici nel nostro caso, perché poi nel nostro territorio, insomma, è l'unico modo per produrre energia
quando passare le volte che mandano voti molto stati importanti, il Ministero della Giustizia parlava di 0,109 per l'anno consumo a kilowatt venduto dai privati. È un messaggio che fa passare l'attenzione, perché io privato cittadino devo aderire alla comunità energetica, il privato poi si mette fra i comuni, se vale la pena per il privato cittadino aderire alla comunità energetica. E questo è il messaggio, insomma, che fa passare l'amministrazione a tutta la cittadinanza, oltre che non essere più dipendente dalla Russia, oltre che abbassare la CO2, oltre che tutti i fattori ambientali che conosciamo, però solamente il cittadino quello che guarda è l'interesse economico. Quindi sì, il messaggio che potrebbe aver passato una volta fatto una manifestazione di interesse per tutti quanti, tutti i burocratici del caso, il messaggio che è passato dall'amministrazione di Marco, che porta da lì che parte, è qual è l'interesse che il cittadino ha, un privato cittadino ha di avere un'unità energetica. A scanso di equivoci, quindi si intende fare un comunico della comunità energetica come non a scopo di lucro, ecco. Sì, non è pensare in qualsiasi cosa, è scopo di lucro, proprio il privato cittadino che fa il piano, vado, x mila euro, mi vale la pena aderire alla comunità energetica, fare il piano da x mila euro. Sì, è questo, c'è questo. Il consorzio Punto.it è stato abbastanza esplicito. Occorre che all'interno della comunità ci sia una sorta di equilibrio, per cui ci sia uno scambio e un equilibrio tra la produzione e il consumo. Quindi l'ideale è quello di ricreare un organismo, un ente, okay, all'interno del quale ci sia uno scambio tra utenti e produttori a livello territoriale, tant'è che l'oggetto del contente anche a livello legislativo e regionale è legato alla potenza installata rispetto alla prima cabina di alta tensione territoriale, insomma, la prima o la seconda ci dicevano, per cui è un qualcosa che si gestisce sul territorio, si abbattono tutta una serie di oneri e si accedono a delle forti o comunque delle nuove incentivazioni economiche per potenziare la struttura proprio di impianti fotovoltaici per il territorio. Quindi sì, non ci si pone, insomma, come un gestore di energia elettrica a prezzi cambiati. L'obiettivo è quello di sviluppare energie rinnovabili sul territorio, che vengono gestite nel territorio per tutti gli utenti. Questo è un po'. E consumati nel territorio. Scusa. E consumati. Ma assolutamente. E scambiati. Scambiati perché all'interno del territorio. Perché il no, cioè la costruisce attorno a una cabina, la prima o la seconda cabina, per tutti quelli che c'erano quella cabina lì. Confluiscono all'interno e consumano all'interno. Ha fatto l'esempio, per essere concreti, di un progetto pilota che sembra Turano Lubigiano, dove i cittadini e i produttori che accedono alla comunità energetica hanno a disposizione, per esempio, un'app, no? Sul telefonino, all'interno dell'app, in alcuni momenti della giornata, quando c'è un surplus di produzione, immediatamente ci sono si accede, diciamo, a delle tariffe energetiche eventuale favore, quindi gli utenti hanno interesse, che so, accedere alle pompe di calore, a fare la lavatrice, a utilizzare tutti quegli elettrodomestici energivori che in altri momenti della giornata comporterebbero un costo superiore. Questa banalmente è un esempio di pompe familiare. Esatto, il sabato e la domenica, per esempio, questo imprenditore dice: io consumo, se installo 500 ne consumo il 70% per la produzione, il sabato e la domenica però non ho accesso alle macchine, le rendo disponibile per un prezzo cambiato, evidentemente si potrà accedere a questo monte kilowa
ci dà utilizzare, insomma, per chi aderisce alla comunità. Questo fondamentalmente è proprio tutto lo strumento, nel senso, proprio da dettare. Serve ad avere almeno delle adesioni parte da una pinza industriale, parte da una ricerca. Sì, diciamo che occorre avere a monte un certo budget di produzione, perché diversamente quando è un montante di chilo a disposizione, allora poi diventa più facile trovare gli utenti e a costruire questa comunità. Votiamo anche in questo caso l'immediata eseguibilità, favorevoli.